Siamo ancora in Piemonte per Terre, Sapori e Vini, perché siamo alla ricerca di locali che siano storici per un certo punto di vista. Questo qua è un locale storico, anche se ha solo 50 anni, perché ha contribuito a creare un po' la ristorazione in Torino, nella collina di Torino, e qua sono passati un mucchio di personaggi, non solo quelli normali della città, ma anche personaggi di spettacolo che passavano da queste parti, venivano a Torino e salivano in collina alla ricerca di un buon pranzo, una buona cena. Ristorante che è stato fondato nel 1987 dalla famiglia Bello, papà e mamma. Sì, papà Nino Bello e mamma Rosa nel 67 appunto fondarono questo ristorante. Ancora prima era presente un piccolo bar e una discoteca che si chiamava Baby Night. Il ristorante era piccino, era giusto 10-12 coperti, poi poco per volta abbiamo aggiunto la veranda e un'altra salettina dove serviamo adesso gli aperitivi. E siamo qui oggi, dopo 50 anni, a riprendere la storia. Un locale, abbiamo detto, storico per certi versi, perché di qui sono passati personaggi del mondo dello spettacolo, politico, di nome anche. Qualche esempio? Sì, sì. Beh, grandi cantanti, grandi calciatori, Claudio Villa. Cioè... La collina in questi anni come è cambiata? Come è cambiata la clientela che viene a mangiare in collina? Beh, direi che non c'è una grossa differenza. Chi ha piacere, chiaro, una volta si lavorava sia a pranzo che a cena. Oggi come oggi, lavorando in collina, si lavora più che altro la sera, perché i tempi sono cambiati, gli impegni prendono gran parte della giornata e il momento per rilassarsi è il momento della sera. E quindi per questo noi riprenderemo proponendo sempre il suono del pianoforte che accompagni la tavola e il buon cibo. Terre, Sapori e Vini ha trovato un personaggio che per un certo periodo di tempo è stato il protagonista delle terre valdesi, Walter Reinhardt, Flipot, Torre Pellice. Un inizio, quando è stato l'inizio? All'inizio eravamo piccolini, era nell'81, per cui cioè, la storia è stata un po' lunga, però bella, bella, bella. Una nuova esperienza, l'inizio di una nuova esperienza, una cucina nuova oppure una vecchia cucina di tradizione rivisitata e portata sempre in provincia di Torino? Ma sa, ci sono dei piatti, dei sapori, delle emozioni che uno si porta dentro, per cui cioè, devo dire che sarà una cucina di emozione mia, ma qui siamo ai piedi delle colline. Le colline di Torino sono piene di prodotti e di emozioni straordinarie, per cui cioè, siamo come delle piccole spugne, dobbiamo assorbire per cercare nel possibile di allietare e dare comunque a chi si siede ai tavoli delle esperienze, dei profumi e dei sapori interessanti. Tutto lì. E in particolare per questa serata di inaugurazione che cosa ci propone? Beh, incominciamo con un salmerino che è un pesce principe dei nostri torrenti, poi un fiore di zucchino colto questa mattina in una cascina qui vicino, e poi una quaglia, e poi finiamo con fiori di sambuco, ciliegi pecetto e un semolin dell'antica memoria di nonna.